alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da imparare ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu che hanno mandato più lontano per poi giocargli il ritorno sempre all'ultima mano. E sono io oppure sei tu che ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci si è trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu la donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto. E invece io, lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora e poi ti cerco le mani. Sono io. Dare alla festa dell'unità, te, quindi a noi tutti, da quanti anni, Carlo? Al biologico? È appunto Agricoltura Nuova. Dal 1977 avete, sì, iniziato con un'occupazione di quelle terre che sono a Decima, che sono verso il mare, verso la parte sud-ovest della città di Roma. E oggi mi dicevi che questa pioggia non è andata benissimo sui terreni di Decima, è una pioggia troppo dispettosa, no? Quest'estate che non arriva, magari ci racconti anche dei cambiamenti climatici. Però innanzitutto ti voglio chiedere questo: a fronte dei 36 anni ormai in cui siete impegnati in maniera così massiccia sulla terra, se serate come queste, serate in cui si parla niente meno che di terra madre, ti indicano e ci possono indicare quali strade per l'innovazione si possono intraprendere intorno alla terra? Perché voi siete, voi contadini e voi agricoltori, i più severi censori delle facili frasi che la politica dice sulla terra. Allora, dacci la bussola in qualche maniera per questa serata. Ma, brevissimamente, per la storia, diciamo, no? Appunto, è iniziata 36 anni fa, 37 anni fa, 77, quanti, vabbè, insomma, tanti troppi, diciamo così, no? E quindi essere ancora lì, aver continuato a lavorare la terra, aver messo in piedi un'azienda, diciamo, importante se non altro nei numeri di coloro che ci lavorano, cioè a fine mese garantire lo stipendio a 40 persone, diciamo, tra cui ragazzi disabili, no, che hanno trovato anche nell'occupazione in agricoltura uno spazio, diciamo, dove possono lavorare, vivere, trovare un loro ambiente, diciamo così, accogliente. È un po', diciamo, la sfida che è iniziata allora. In parte, diciamo, iniziamo da questo, no? Cioè, l'agricoltura non è soltanto produrre alimenti, è una questione importante, bisogna produrre buoni alimenti. Purtroppo non sempre, diciamo, questo succede, diciamo così, no? La corsa al ribasso, al minimo prezzo, spesso fa sì che qualche pratica, diciamo, non è di quelle proprio migliori. Però una delle questioni del nostro tempo è fornire al consumatore, purtroppo dico io, no? un prodotto che sia un prezzo tale che spesso non remunera il lavoro. Quando abbiamo iniziato non immaginavamo un'agricoltura, anche nelle parole agricoltura nuova, no? Quindi qualcosa di nuovo che abbiamo fatto molta fatica a rappresentarla, questa necessità. Una delle cose era un lavoro, come si dice, un lavoro buono, sano e giusto, diciamo così, no? Che vale per il lavoro, vale per i prodotti che cerchiamo di coltivare. Però guardate che è complesso, è complicato pensare oggi di stare su un mercato sempre più difficile, globalizzato, con un livello dei prezzi alla produzione, no? Che spesso non coprono i costi. Questo è un problema che credo che la politica, noi complessivamente, bisognerà porci. Nel momento in cui
rispetto al dopo la guerra, quando la grande parte del salario era consumato per mangiare. Oggi probabilmente usiamo una quantità del salario per l'alimentazione troppo bassa. Se andiamo in giro nei supermercati, noi facciamo biologico e quindi in qualche modo siamo usciti da questa logica, abbiamo preso quel canale che è la vendita diretta, quindi un rapporto diretto col consumatore, e quindi trovare dei margini per poter continuare a lavorare. Però se voi andate in qualunque supermercato, non necessariamente quelli proprio da primo prezzo, vedete che certi prodotti non si sa come possono stare sul banco a quel livello. Cioè, come fa il prodotto, cioè un olio a meno di 3 euro a bottiglia, come si giustifica? Come è possibile pensare che il lavoro che c'è dietro quel prodotto sia in grado di essere remunerato nei modi e nelle forme opportune? Ma se parliamo di carne, a volte vale lo stesso ragionamento. Cioè, se parliamo di maiale e pollo, uno dice vabbè, la fame nel mondo l'abbiamo vinta, perché a sto livello si può fare tutto, diciamo così, no? Credo questo sia uno dei problemi. Io ho avuto in questi giorni occasione di incontrare tanti ragazzi che vogliono immaginare di partecipare al bando, ai bandi delle terre, al bando della regione e al bando del comune, no? Perché c'è un'attenzione incredibile, no? su questa parte. E una delle cose è dire, vabbè, che cosa, vabbè, visto che voi venite da quell'esperienza lì, che cosa potremmo fare? Cosa potremmo coltivare? È la domanda più difficile, credo, a cui si possa rispondere. Qual è oggi un prodotto che uno possa dire coltiva l'insalata che ce la fai, coltiva il pomodoro perché ha un reddito? Io credo sia una domanda a cui io non so rispondere, non sono riuscito a dire. A volte verrebbe dire fate attenzione, fate tanta attenzione, no? Invece non bisogna dirla questa cosa, bisogna dire che la terra può essere un grande occasione per l'occupazione, la terra può essere un grande momento anche di socialità, di rilancio non solo del lavoro ma del rapporto tra città e campagna. Noi passiamo all'interno della città, quindi trovare un modo nuovo per stare insieme, per fare oltre l'agricoltura, fare quello che è appunto anche l'agricoltura sociale, che non vuol dire soltanto occuparsi dei disgraziati, vuol dire anche occuparsi in modo giusto, in modo buono. Noi abbiamo fatto a Castel di Leva l'esperienza degli orti sociali, di nuovo c'è una richiesta che è incredibile, è una roba che bisognerebbe metterla nel piano regolatore della città, in quello sociale, ma forse anche in quello urbanistico, voglio dire, no? In quegli spazi dove si torna a capire quale rapporto c'è tra la pianta, tra il lavoro, tra l'alimento, tra quel tempo che ci vuole per crescere, che è lungo, è tanto, è complesso, tutte cose che si sono perse nel tempo. Non so se era questa la domanda a cui dovevo rispondere, probabilmente no, però diciamo è il tema, credo, che su cui bisogna fare tanta attenzione, altrimenti diciamo perdiamo anche il senso, il contatto con la realtà sociale, lavorativa, no? Tu prima parlavi degli indiani dopati, no? Ma il problema è oggi, al di là di queste aberrazioni, diciamo così, no? È quello anche di riuscire a pagare un salario giusto, pagare la parte contributiva, essere in grado di farlo questo lavoro giusto. No? Ma giusto vuol dire anche avere una remunerazione del prodotto che sia adeguato poi a fare gli investimenti necessariamente, no? Sì, era esattamente questo quello che volevo chiederti, cioè di darci un quadro visto dall'interno delle varie sfaccettature. Passo la parola a Luca Sani, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Patacconi ci raccontava diverse cose, ci ha detto della sostenibilità sul mercato di un'agricoltura buona, dell'agricoltura biologica nel loro caso specifico, ci parlava della qualità del lavoro, del salario, oltre che dell'accesso alla terra. Non basta avere l'accesso alla terra per poi poter stare su quella terra, e ci parlava di relazioni. Noi stiamo in Regione Lazio legiferando sul welfare, sul sistema del riordino dei servizi sociali, e ci sono diversi articoli della legge che parlano di agricoltura sociale, evidentemente. Io so, se ho letto bene, che proprio voi, in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, avete a giugno, adesso, accorpato, sistematizzato un testo di legge che risponde proprio alle domande che arrivano dal mondo dell'agricoltura sociale e che dicono una cosa
magari banale per chi come noi chiacchiera di queste vicende, ma che ancora non ha avuto un riconoscimento legislativo adeguato. Cioè dicono che la disabilità affiancata all'agricoltura dà costo sociale, sacrosanto dico io, però si trasforma addirittura in risorsa, perché mette in circolo economie nuove, vaste, di cittadinanza vera, che dentro quel testo, immagino vorrà raccontarci, trovano delle risposte. Sì, noi con questa proposta di legge abbiamo voluto dare una risposta ad una forte domanda che c'è sui territori, perché l'agricoltura sociale da un po' di tempo a questa parte in tante regioni del nostro paese è una realtà. In alcune realtà è stata una cosa che è nata spontaneamente, altrove è stata accompagnata da dei processi di leggi regionali, ci sono bandi che fanno riferimento ai piani di sviluppo rurali, mancava una normativa nazionale. Su questo abbiamo lavorato, non era semplice, perché poi per agricoltura sociale si possono intendere tante cose e vederla più dalla parte dell'agricoltura o più dalla parte del sociale. Trovare un equilibrio non sempre è facile, perché da una parte ci sono gli operatori dell'agricoltura, dall'altra parte ci sono gli operatori del sociale, e ciascuno cerca di difendere e di valorizzare il proprio mondo. Bene, io credo che abbiamo trovato la giusta sintesi. La Commissione Agricoltura ha licenziato definitivamente il testo una settimana fa, stamani mattina siamo tornati sopra il testo rispetto ad alcune osservazioni che avevano fatto altre commissioni, e martedì il testo andrà in aula per l'approvazione definitiva. Quindi il nostro paese avrà una legge quadro sull'agricoltura sociale che sarà di riferimento per tutte le regioni. Alcuni agricoltori mi hanno domandato: ma che cos'è l'agricoltura sociale? Cosa ci faccio io con la legge relativa all'agricoltura sociale? Da un certo punto di vista è un'occasione in più per le aziende agricole, che risponde in qualche modo anche alla, diciamo così, alla caratteristica della multifunzionalità in agricoltura. Ci sono alcune esperienze, non è solo, come diceva giustamente prima il Presidente, l'accoglienza del disabile o della persona da reinserire, è anche attività didattica, sono le fattorie didattiche rientrano nella categoria di agricoltura sociale. Noi sappiamo quanti bambini, quanti ragazzi, non bambini, non hanno mai visto un pollo, lo hanno visto nel piatto ma non l'hanno mai visto nella realtà, non sanno qual è il processo di produzione dei latticini, dei formaggi, del vino e quant'altro, e questo rientra nella cultura e nelle attività che le aziende, le fattorie didattiche possono mettere in campo. L'altro aspetto è quello di intendere, come veniva detto prima, una nuova forma di welfare, cioè del fatto che uno spaccato produttivo del nostro paese concorre a innalzare la qualità dell'offerta del nostro welfare, e mette insieme non solo l'intervento del pubblico diretto, ma mette in campo l'impresa privata in un'operazione di reinserimento, anche culturale, se vuoi. È un aspetto, diciamo, una nuova cultura del welfare nel nostro paese, e l'agricoltura può dare un contributo in questa direzione. Quindi multifunzionalità dell'impresa agricola, opportunità per la cooperazione sociale, perché, come dicevo prima, è una possibilità per l'impresa che opera, per l'azienda agricola, ma nello stesso tempo è anche un'opportunità per quel tanto di imprenditoria sociale che in questi anni si è sviluppata nel paese. E il bando prevede alcune questioni che poi vanno